Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema dello Stato è ritornato prepotentemente alla ribalta dell'analisi politica, filosofica, giuridica, sociologica, anche economica, non solo dal punto di vista storico, quando è nato lo Stato, non solo dal punto di vista filosofico, che cos'è lo Stato, non solo dal punto di vista economico, che funzioni ha lo Stato rispetto alle attività produttive e non solo dal punto di vista giuridico, quali sono le caratteristiche che deve presentare uno Stato, direi dal punto di vista più culturale, perché il libro di cui discutiamo oggi, eccolo qui, lo presento a favore di telecamera, perché c'è una versione audio-video, lo dico agli ascoltatori di Radio Radicale, nell'archivio di Radio Radicale. Questo libro si intitola Lo Stato immortale, dove le due prime lettere sono tra parentesi tonda, per cui si può ipotizzare sia l'una che l'altra tesi, con un sottotitolo: I pubblici poteri fra globalizzazione ed era digitale, un libro pubblicato da Mondadori, per un certo verso dovrei dire ripubblicato, l'autore Lorenzo Casini, professor Lorenzo Casini, che saluto molto calorosamente e cordialmente. Benvenuto, professor Casini. Grazie, saluto tutti. Allora, è un libro detto di cultura, perché offre un panorama non solo giuridico, anche se prevalentemente giuridico, non solo politologico, anche se ci sono molti aspetti di politologia, ma cerca anche di incunearsi su una visione culturale dei tempi odierni, e vedremo poi perché. Tanto è vero che presenta un apparato di note cospicuo, robusto, ma intanto presento il professor Lorenzo Casini, pochi che non dovessero conoscerlo. Lorenzo Casini è un accademico, è un amministrativista, un giurista della scuola di Sabino Cassese, la scuola degli amministrativisti oggi più in voga, e a suo tempo, a sua volta, Sabino Cassese è stato un allievo di Massimo Severo Giannini, ancora oggi considerato forse il massimo giurista della seconda metà del Novecento, ma ha anche un ruolo nuovo. Qualche mese è stato nominato presidente della Lega Calcio Professionisti, compito anche questo politico, professor Casini. Sì, molto più di quanto non si pensi. E difatti noi poi discuteremo anche di questo libro, Il potere del pallone. Come vedete, rientra il termine potere, libro di Andrea Goldstein, un esperto in argomento economia e politica del calcio globale, pubblicato questa volta da Il Mulino nella collana Farsi un'idea. Allora, intanto ritorniamo a questo volume, Lo Stato immortale. Professor Lorenzo Cassini, qual è la tesi di questo, in estrema sintesi, la tesi di questo libro, e poi andiamo un po' nei dettagli. La tesi di fondo è che lo Stato come comunità politica è ancora in buona salute e tuttavia alcune forme che assume lo Stato, in particolare la forma dello Stato democratico, sono messe a dura prova dai fenomeni non solo della globalizzazione, ma in particolare della rivoluzione digitale, rivoluzione tecnologica. Quindi si analizza per un verso lo Stato come comunità politica, come è nato, che cos'è, come si è evoluto. Ricordo che nelle scienze sociali americane sono stati contati oltre 150 significati del vocabolo Stato e dall'altro lato si vede come questi due fattori così importanti, cioè l'accelerazione del processo di globalizzazione per un verso e la rivoluzione digitale dall'altro, condizionano, influenzano il funzionamento dello Stato, in particolare dei tre poteri fondamentali dello Stato, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Professor Cassini, scusi se interloquisco, perché lei ha detto 150 Grazie. definizioni. No, no, sembrerebbe
Sembrerebbe una, ma agli ascoltatori di Radio Radicale una volta io dissi che ci sono almeno 170 definizioni di laicità e qualcuno mi disse, non è, Di Leo come al solito esagera. Allora fui costretto a citare Bobereau, che è un esperto, ha una cattedra di storia della laicità in Francia, che ha scritto proprio che cos'è la laicità, i vari tipi di laicità. Ma un politologo americano, Titus, ha scritto proprio, che è stato ripreso da Sabino Cassese. Esatto. Cassese poi la letteratura anglosassone la conosce Sì, tecnica quella di Bobereau. infatti c'è uno scritto di Sabino Cassese che devo dire è uno dei più importanti sullo Stato, che è Fortuna e decadenza della nozione di Stato, che è uno scritto pubblicato nel 1988, guarda caso, nei volumi in onore di Massimo Severo Giannini, quindi Tutto torna. tutto torna e Però proprio il chiave era Titus, a questo esatto, politologo. all'inizio, sì, esattamente, all'inizio di quello scritto si fa riferimento ai lavori di Titus e a quante volte, diciamo, a quanti termini, quanti significati sono stati attribuiti alla parola Stato, ma questo già diverse decadi fa, quindi diciamo, probabilmente se uno attualizzasse lo studio oggi, con tutte le nuove formule che sono nate di Stato, Stato salvatore, Stato taumaturgo, proviamo a descrivere nel libro, Stato digitale, probabilmente ora saremmo a un numero ancora più alto. Oh, ma la tesi di questo libro, che si commisura con appunto il concetto di Stato rispetto alla globalizzazione, soprattutto ai mezzi nuovi, Facebook, eccetera, ha un capitolo iniziale che secondo me è molto interessante, e cioè il capitolo della ricostruzione anche storiografica del concetto di Stato. Forse è il caso di soffermarci qualche minuto, professor Cassini, su questo. Sì, è un passaggio chiave perché lo Stato ha una forza come concetto che ha consentito, ed è poi questo è stato anche ricostruito correttamente già nel XIX secolo, di usare il termine Stato come appunto comunità politica costituita da alcuni elementi come un territorio e poi una popolazione e un esercizio di sovranità su quel territorio e su quella popolazione, anche a fenomeni che sono ben antecedenti rispetto alla nascita dello Stato. Adesso si fa riferimento alle città-stato ateniesi, ma si parla addirittura oggi in egittologia dello Stato egizio riferito a millenni fa. Chi poi ha parlato di uno Stato romano? Questo era molto comune all'inizio del 1800. Poi che cosa è avvenuto? Devo dire con un lavoro molto attento da parte diciamo, degli storici e dei giuristi tedeschi, in particolare a Böckenförde, ma anche a Brunner, si è arrivati poi a circoscrivere la nascita dello Stato moderno e il corretto uso della parola Stato soltanto a quel fenomeno che fondamentalmente, ora semplifico al massimo per gli ascoltatori, troviamo con Machiavelli già ben definito. Non a caso la parola Stato in italiano ha come prima attestazione in un'opera proprio nel Principe di Machiavelli, che Però siamo. Cassini, posso fare il diavoletto Ma subito, certo, se no, se no non ci divertiamo. secondo me però il riferimento a Machiavelli da parte dei giuristi è quantomeno strano, per non dire improprio, perché a differenza di Hobbes, Machiavelli non era un filosofo del diritto, non aveva una cultura giuridica. È una cultura politica, politologica, diremmo oggi. Il Principe non è un'opera, infatti, giuridica come il Leviatano di Thomas Hobbes. E poi aggiungo una seconda cosa. Sul tema dello Stato si corre lo stesso, diciamo, parallelo dialogico, dialettico, che è andato con il tema, per esempio, della Costituzione. La Costituzione no, è un fenomeno soltanto di epoca moderna, e però l'opera più importante, una delle più importanti opere della romanistica, scritta da Francesco De Martino, si intitola Storia della Costituzione Romana.
Ma anche l'altro termine, democrazia, visto, giusto per limitarci all'Italia, qualche anno fa la polemica tra Domenico Muschio e Luciano Canfora sul fatto che la democrazia, si potesse parlare di democrazia ad Atene. Gabriele Labia, che qualche anno fa ha intervistato, perché ha scritto un libro, Classi, fondamentale studiare i classici, inizia così: la democrazia è nata ad Atene, in particolare nel teatro greco, nella tragedia greca. Complesse queste situazioni, eh? Sì, allora, questo suo intervento ci sono tanti spunti che corrono su almeno 4-5 crinali differenti di discipline e concetti di Stato, il che mi permette quindi, e la ringrazio di chiarire ulteriormente. Sul primo punto, il riferimento che viene fatto a Machiavelli, e lo fa benissimo Norberto Bobbio, in realtà già nella sua voce Stato nell'Enciclopedia Einaudi, è un riferimento terminologico prima ancora che di concetto, cioè il riferimento è proprio al termine Stato, all'uso della parola, ma segnalo che per esempio in francese il Principe di Machiavelli, la parola Stato viene tradotto in almeno 12-13 parole diverse, quindi a conferma che nonostante nella lingua italiana Machiavelli usasse Stato, non era assolutamente pacifico il significato nell'accezione che diamo oggi. Sono d'accordo sul fatto che è con Thomas Hobbes che si ha una più compiuta teorizzazione di quello che lo Stato moderno è oggi, ma attenzione, persino Hobbes non usa la parola Stato, usa la parola civitas nel Leviatiano, cioè no, non c'è l'utilizzo ancora della parola Stato, quindi a conferma anche del tempo che ci è voluto per arrivare poi a usare quel termine nel modo in cui noi lo vediamo oggi. Quindi su questo primo punto concordo, cioè nel senso il riferimento a Machiavelli non è Machiavelli il teorico dello Stato, è sicuramente un teorico delle politiche di chi è a capo di uno Stato nel principe, dei consigli che vengono dati. Però è molto interessante l'uso, anzi, va forse chiarito, e questo Bobbio lo spiega bene, è ovvio che se Machiavelli può iniziare il principe usando la parola Stato, beh, non è pensabile che fosse la prima volta che venisse usata. Quindi è evidente, e infatti in alcuni scambi con Guicciardini, in realtà ci sono anche dei passaggi di Guicciardini precedenti al principe dove si fa uso della parola Stato. Questa conferma quindi del passaggio successivo. Quindi questo, diciamo, mi sembrava forse il punto più importante da chiarire. Poi Oh, però rispetto, c'è no, se poco. posso, no, se Scusi, posso, Luca. rispetto alla Costituzione, cioè con l'altro spunto interessante è questo, che nelle diverse traduzioni e anche che ci sono nei secoli, passaggi della parola Costituzione, Stato, c'è spesso un gioco tra queste parole. Per esempio Basti nella pensare a Aristotele. politica di Aristotele, esattamente, stavo dicendo lo stesso riferimento di come nella politica di Aristotele il termine Costituzione poi viene tradotto in italiano Stato, ma anche Schmitt utilizza poi il termine Stato per tradurre Costituzione. Quindi è ovvio che, anche perché voglio dire. Non possiamo entrare in una disamina filologica del termine greco polis, che poi c'è la Esatto. città-stato, e quindi lo lasciamo quando scriverà un libro sul concetto di polis nel pensiero greco come concetto di stato, ci soffermeremo. Però è interessante il riferimento a un autore, secondo me, importante, che si rapporta molto a Schmitt. A mio modo di vedere, è Bokenford, che era un giurista tutto tondo, oltre che un teorico del diritto. Bokenford parla di secolarizzazione, parla del Sì, rapporto allo Stato. è proprio questo il passaggio chiave poi nella storiografia dello Stato, cioè il fatto di capire che poi lo Stato moderno è un concetto che va contestualizzato temporalmente rispetto a un processo storico e quindi non bisogna fare quello che viene definito poi un errore, no? Di proiettare nel passato. Un concetto che si è potuto affermare proprio per la secolarizzazione che poi Bokenford ricostruisce in un'epoca successiva. D'altra parte, lo stesso Restanno, per quanto riguarda il diritto romano, avvertiva di questi rischi.
cioè del fatto di evitare che poi nello studio della storia si potesse arrivare ad attribuire, soprattutto nel diritto, concetti successivi a dinamiche antecedenti. E questo, lo ha ricordato lei prima, vale anche per la democrazia, ma non solo per quella greca, ma anche per quella statunitense, perché quando Madison e gli altri parlavano di democrazia, attenzione, parlavano solo dei, diciamo, semplifico al massimo, però di chi aveva il diritto di voto allora, e non è che Di immaginavano, democrazia, certo. esatto, e non immaginavano un'estensione di quel diritto di voto in quel momento, in quel momento. Intanto, professore, il fatto che lei abbia trattato il tema dello Stato è in ottima compagnia. Negli ultimi 16-24 mesi, cioè massimo 2 anni, sono usciti, per esempio, Lo Stato, questo libro Sì. qui di Harold Buckley, autore singolare, ma persino Edith Stein, una ricerca sullo Stato pubblicato da Città Nuova. Poi, naturalmente, dico, Charles Myers dentro i confini, territorio e potere, che è molto vicino a quello che lei affronta. Poi, territorio e potere 1500, oggi è una bella collana della Biblioteca delle Nauti. E naturalmente, ecco, e qui lascio la parola a lei. Non si può prescindere da Max Weber, Economia e Società, in particolare questo libro, Comunità. Quindi il tema dello Stato è attualissimo. Sì, Perché? Solo perché ci sono i Facebook, Twitter, e qua le faccio una domanda di carattere, ecco, qua culturale. Una volta nello Stato, quando si parlava dello Stato, c'erano Jean Bodin, Machiavelli, Thomas Hobbes, Botero, Cardinale Richelieu, Mazzarino, che avevano una visione del mondo e concepivano il potere, lo Stato, per costruire e dominare anche il mondo. Oggi un Elon Musk, un Bill Gates, uno Steve Jobs, lei cita, no? Hanno quella stessa visione. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Quando parliamo di rapporto tra tecnologia, in passato teologia e Stato, oggi tra tecnologia e Stato. sull'attualità dello Stato sicuramente incidono e ha inciso anche quello che è avvenuto durante la pandemia, no? Quindi questo spiega, diciamo, contribuisce a spiegare perché negli ultimi 24 mesi comunque il numero di testi dedicati allo Stato è aumentato, perché è innegabile che quello che abbiamo vissuto durante la pandemia tra potere di emergenza e anche poteri dello Stato di controllare i propri confini ha rafforzato la dimensione territoriale dello Stato. Rispetto alle nuove tecnologie e quindi ai giganti anche della tecnologia che intervengono, io credo quello che va colpito o colpisce forse maggiormente è che essi stessi poi tendono a definirsi come uno Stato o come una forma di governo. Le ragioni sono diverse. Sicuramente una è dimensionale, perché parliamo di bilanci e fatturati che possono essere tranquillamente inseriti poi in quello che è la graduatoria, no, dei PIL di tutti quelli che possono essere i 191 stati delle Nazioni Unite. Ma l'altro tema, e qui devo nuovamente citare Norberto Bobbio, quando spiegava la separazione dei poteri, quindi come funziona un'organizzazione, diceva che un potere legislativo, un potere esecutivo, un potere giudiziario, noi lo troveremmo anche in un'organizzazione del circolo delle marmotte, cioè che anche una qualsiasi associazione privata poi dovrà avere un'assemblea che approva delle regole, un comitato esecutivo che le attua e un collegio di probiviri che deve farle rispettare. Ecco, questa, diciamo, lettura manageriale della separazione dei poteri, delle organizzazioni, che più sono complesse, più sono in qualche misura costrette ad attuarla per farle funzionare, noi la ritroviamo proprio anche in quei soggetti, perché quando Facebook istituisce un oversight board per dirimere alcune controversie o per esercitare un controllo su come Facebook stessa porta a intervenire sugli account o su determinati post, beh, sostanzialmente sta imitando
quello che è una qualche forma di separazione di poteri e di funzioni tipica di una comunità come quella dello Stato. Ma qui ritorna prepotente l'attualità di Santi Romano. Sì, diciamo Santi Romano con la teoria degli ordinamenti, poi ancora più rafforzata da Giannini, proprio tra l'altro riferimento all'ordinamento sportivo. Perché ecco, qua già, questa volta ho ceduto, ma già prima con Weber stavo per cedere a riferimento ai sistemi sportivi con la legittimazione carismatica cosiddetta, che si ritrova frequentemente nel mondo dello sport. Ma nella teoria di Santi Romano, che poi diciamo sviluppa prendendo spunto anche dalla teoria istituzionale, no, francese, ma che poi Santi Romano porta all'ordinamento giuridico come sua capacità poi di vita anche al di fuori dello Stato. Giannini parlava in modo interessantissimo di ordinamenti clandestini. Questo noi in parte lo vediamo anche nei giganti della tecnologia, perché fondamentalmente sono sistemi transnazionali, sì, che hanno un fondamento giuridico che gli ha dato enorme potere, perché il diritto statunitense, non rendendoli responsabili dei contenuti come dei giornali, gli ha dato un potere enorme, no, di diffondere anche tutto ciò che poi viene, noi troviamo sui social network, ma poi Ma sulle anche il basi. potere di censurare. Esatto, praticamente è un potere Così che si si sono poi citò il Santo costruiti da Spirito. solo, se lo sono costruito da solo. Però io su questo, diciamo, non sono troppo critico, nel senso che una moderazione dei contenuti nel momento in cui si accede al social network senza nulla, senza un documento, senza niente sostanzialmente, non è come guidare una patente o prendere una SIM card di un Ma telefono. qui viene ma caro professor Cassini, Torquemada. Dietro aveva Bellarmine, dietro aveva Tommaso d'Aquino, aveva i padri della Chiesa, aveva i papi, cioè aveva le colonne d'Ercole, diciamo, della teologia, della teosofia, eccetera. Elon Musk, Steve Jobs, Zuckerberg o Zuckerberg, a seconda dove dice la tedesca, io lo dico perché lui è di origine. Questi qui possono permettersi di fare quello che faceva Torquemada. No, non è esattamente questo, nel senso che, per esempio, a parte che Elon Musk sta seguendo un orientamento che è diciamo, in disallineamento rispetto a quello che ha fatto Twitter fino a prima che Elon Musk lo acquistasse, nel senso che Elon Musk ha molto rallentato sulla moderazione dei contenuti, spostando quindi l'ago a favore o più a favore della libertà di espressione, e non a caso anche poi proceduto fondamentalmente a riattivare l'account di Donald Trump che era stato sospeso proprio per un tema di moderazione dei contenuti. No, io sulla moderazione dei contenuti, ripeto, un approccio non critico, Pragmatico. sì, anche pragmatico rispetto al potere che questi strumenti ormai hanno di influenzare e condizionare l'opinione pubblica. D'altra parte, la stretta sulla moderazione dei contenuti, che attenzione, molto spesso non è censura, è soltanto un warning, un alert rispetto al tipo di contenuto, come a dire, devi informarti, fai attenzione che questo tipo di statement può richiedere un approfondimento. È, diciamo, esploso dopo lo scandalo di Cambridge Analytica del 2016, in cui si è visto che effettivamente vi era un tentativo intenzionale di condizionare l'opinione di voto di determinati utenti attraverso i social network. Quindi, diciamo, è una reazione per evitare che poi si potessero influenzare. D'altra parte, questo è un fenomeno che Gianna Arendt descrive benissimo, no? Nelle forme di totalitarismo, ma addirittura Stefan Zweig prima lo descrive in modo abbastanza chiaro. Cioè, nasce con la società di massa e quindi il Ma per la rischio. verità, il mito della caverna di Platone lo potremmo anche ripescare, perché Platone No, diceva addirittura che non si. no, io certo, io infatti quando mi chiedono quando nascono le fake news, io devo dire grazie anche ai miei colleghi archeologi lì a IMT a Lucca, e nasce con Socrate, perché Socrate tra l'altro. E lo troviamo nell'Apologia di Socrate. Platone utilizza un termine bellissimo, secondo me, che in greco è una parola sola, cioè schiamazein, che è combattere contro le ombre.
E proprio quando ci si trova di fronte a contrastare un'accusa che non è chiaro, è falsa, da dove arriva o altro. E quindi il fenomeno della disinformazione e delle fake news ha origini molto antiche, come la globalizzazione ha origini antiche. Quello che oggi noi viviamo è un'accelerazione straordinaria di questi fenomeni, con tutti i rischi che ne possono derivare, anche i vantaggi, non della Naturalmente, no, della. certo, ma la globalizzazione dell'impero romano, delle crociate, naturalmente era quantitativamente, ma anche qualitativamente diversa, anche se il principio era quello di imporre una beltà sciando, una visione. Su scenari di novembre c'è un contributo di Alessio Postiglione nei scenari del 18 novembre, il peso geopolitico di un gioco, il calcio, che ormai ha più membri delle Nazioni Unite, con un giro d'affari, scrive Alessio Postiglione, di 28,4 miliardi di euro, lo sport più seguito al mondo, cioè il football, è esso stesso un soggetto geopolitico. Gli stati, scrive, lo usano per far affermare il proprio status e per i loro obiettivi strategici, come accade tra USA e Cina, e io aggiungo tra Unione Europea e Qatar. Sì, quello che secondo me è importante è che, come abbiamo visto prima per alcuni concetti, qui è un qualcosa che appartiene allo sport, no? Non a caso anche i comitati olimpici nazionali sono in numero superiore rispetto agli stati delle Nazioni Unite. Mi sembra adesso sono 205 contro i 191. Questo perché appunto il CIO a livello internazionale poi. Fino a che la carta olimpica non è stata modificata e ora si fa riferimento espresso agli stati riconosciuti dalla comunità internazionale, in precedenza aveva seguito un approccio anche più lasco rispetto a quello che cos'è una nazione o un territorio rispetto a quanto identifichiamo formalmente come stato. È ovvio che nell'ambito sportivo il calcio poi ha manifestato, ma da quando poi nel XIX secolo ha fatto la sua comparsa, un seguito. Che poi ha corrisposto un potere economico e politico. Le ragioni di questo successo, diciamo, ci sono molti libri che provano a spiegarlo. Sicuramente è che il calcio è tra gli sport più democratici possibili, nel senso, è uno sport che tutti possono giocare o pensano di poter giocare quasi ovunque, basta un pallone, si crea una porta. E poi anche la possibilità di accesso, è un gioco di squadra, fa conoscere le emozioni fin da quando si è bambini, ha un fascino e soprattutto ha un'imprevedibilità. Devo dire, tra tutti gli studi sul pallone, sul calcio, un dato che mi ha colpito tantissimo è che è lo sport dove ha maggiore imprevedibilità il risultato, cioè da uno studio che è stato fatto in America. Paragonando le scommesse con l'esito delle quote delle scommesse, è emerso che il calcio ha addirittura un'alea del 50% rispetto al risultato. Superiore al tennis? Sì, superiore al tennis, ma superiore a qualsiasi sport, perché Perché il stiamo tennis parlando. viene definito lo sport del diavolo, eh? Sì, però alla Se fine vuoi nel calcio vincere, ti basta un trovi esito. un Sì, è grande vero. slam 7-0, 6-0, 5-0, 40-0 e poi Poi, perdere la partita però, 5-7, non a 6-7, caso 6-6. è vero, ma se guardiamo poi in termini statistici, no, su grandi numeri, non a caso ce li ricordiamo questi episodi nel tennis quando Prendo succedono. atto, ne prendo atto. Mentre invece nel calcio, ora rispetto quindi a quello a cui stiamo assistendo, è ovvio che per alcuni paesi ospitare i mondiali di calcio che sono insieme alle Olimpiadi. L'avvenimento sportivo più seguito con il maggior, diciamo, numero non solo di spettatori, ma anche poi chiaramente di giro economico che ne consegue, è una vera e propria scelta politica. Lo abbiamo visto in Sudafrica nel 2010, quando quello fu chiaramente anche un tentativo di portare maggiormente il football, ma lo abbiamo visto anche nel 1994 negli Stati Uniti. E quindi il mondo arabo poi è riuscito con il 2022, con l'assegnazione, a portare per la prima volta i mondiali in quel posto. Ora, come
con metodi che ora stiamo vedendo, non sempre, diciamo, hanno seguito l'iter che era opportuno seguire, ecco. Io qui un punto interrogativo sollevato dal quotidiano del Papa, l'Osservatore Romano, il quale si chiede, ecco qua, lo può leggere e lo dico agli ascoltatori radio radicale, che cosa resterà del mondiale di calcio in Qatar? Osservatore Romano di lunedì 19 dicembre. Lo chiedo al presidente della Lega. A proposito, ma che ruolo ha il presidente della Lega? Che cos'è la Lega Professionisti? La Lega Serie A, ha due compiti fondamentali. Il primo è quello, su delega della Federazione Italiana Gioco Calcio, di organizzare il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa, la Primavera, quindi organizza i campionati. Questo lo fanno tutte le leghe al mondo, la Premier League nel Regno Unito, la Liga in Spagna, la Bundesliga in Germania. La seconda funzione è quella di commercializzare i diritti collettivi del campionato, in particolare quelli audiovisivi e poi anche altri commerciali non audiovisivi. Per esempio, il pallone con cui si gioca ogni domenica, ogni giornata, è un diritto collettivo della Serie A, lo sponsorship. Poi io aggiungo, queste sono quelle da statuto, aggiungo una terza funzione che stiamo rafforzando molto, che è quella di responsabilità sociale, cioè di promuovere il gioco del calcio in tutte le sue valenze, anche quella educativa e formativa, che è un qualcosa dove la Lega Calcio in passato forse non ha fatto abbastanza e può fare molto di più. In questo senso, quello che resterà dei mondiali in Qatar lo scopriremo nei prossimi anni, anche per esempio capendo se ci saranno altri campionati mondiali in quell'area. Che per esempio ora l'Arabia Saudita si è candidata per i mondiali del 2030, quindi già questo, ove avvenisse, chiaramente darebbe continuità a quel tipo di promozione dello sport. E sicuramente resteranno molte infrastrutture che sono state realizzate. Ora qui bisogna capire, anche guardando quello che è avvenuto in Cina nel 2008 con le Olimpiadi di Beijing, c'è stata molta polemica, soprattutto in una fase iniziale, rispetto poi a un non uso delle strutture che erano state tarate per dimensioni o competizioni che poi non si sono replicate. Quindi è giusto avere, diciamo, cautela o comunque guardare con attenzione quello che succederà, però bisogna riconoscere che in quello che è il giro poi delle sedi dei paesi ospitanti, è ragionevole che a un certo punto si arrivasse anche in quell'area, perché mai era avvenuto dal 1930 ad oggi. Io, tornando in Europa, al concetto di Stato e di concezione anche di potere nello sport, mi sorprende, le chiedo di spiegarmi come mai c'è questa discrasia, che ci sia in una classe dirigente politica delle nazioni europee un certo anelito ancora, nonostante tutto, alla costruzione di un superstato, comunque di un'Europa federale, confederale, molto abbastanza diffusa e condivisa. Poi naturalmente bisogna stabilire i poteri, ma c'è questa idea. Mentre invece quando i vertici politici in senso lato del calcio sono stati posti di fronte all'esigenza di europeizzare un campionato, di costruire un campionato europeo, non solo un campionato tra le nazioni, ma un campionato intereuropeo, quindi fra le nazioni, la Superlega, ci sia stata da parte di quella classe dirigente che si dice europeista, ci sia stata invece un'alzata di scudi. Come se lo spiega? Lei è a favore della Superlega? È giusto questo parallelismo e questa discrasia, oppure siamo su due impostazioni che non possono combaciare? No, secondo me il parallelismo va chiarito meglio, vale a dire, sicuramente questo è stato un dato interessante, una delle reazioni, se non la reazione più dura che vi è stata contro la Superlega quando poi venne fuori, è arrivata proprio dai governi,
cioè da Boris Johnson nel Regno Unito, ma poi ci fu una dichiarazione anche dello stesso Draghi, che era Presidente del Consiglio in Italia allora. Cioè c'è stato un intervento politico molto forte, però attenzione, non è secondo me una lettura corretta dire che questo intervento era contro la formazione di un campionato europeo, perché la prospettiva di partenza, che poi è quella che per ora ha avvalorato l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle conclusioni che ha proprio nel caso che riguarda la Superlega, cioè lì il campionato europeo esiste da questa prospettiva e sarebbero i tornei organizzati dalla UEFA, sia la Champions League che l'Europa League e poi ora anche la Conference League. Quindi in teoria la posizione di chi è andato contro la Superlega era: c'è già un campionato che è quello, sono le coppe organizzate dall'UEFA, quindi non potete fare un campionato che sfugge al campionato UEFA, e quindi soprattutto non lo potete fare, e questa è la tesi per ora dell'Avvocato Generale, senza l'autorizzazione dell'UEFA, che è la federazione che governa il calcio in Europa. Quindi qui la contrarietà non era contro un campionato europeo, era contro un super campionato europeo, diciamo, che però è incompatibile da un punto di vista di numero di partite, potremmo dire, cioè le squadre della Superlega o giocano la Superlega o giocano la Champions League, perché se poi devono giocare anche il campionato nazionale non c'è spazio. Ma credo che in caso la Champions League venga esautorata. Eh no, appunto, ma è una cosa che non ha che è un tema. Non è giusto. Beh, non è che non è giusto, cioè va coordinato, Allora, io l'ho già detto tante volte, la Superlega ha sicuramente mostrato un problema che c'è oggi nel coordinamento dei campionati, nel come vengono poi costruiti anche il rapporto tra campionati nazionali e competizioni europee, negli equilibri di forza, però la modalità con cui è stata, diciamo, portata poi l'attenzione non è condivisibile, questo l'ho dichiarato spesso, non a caso la stessa Superlega poi ha ripreso il discorso in modalità differenti, facendo studi, approfondimento, e chiaramente ora si attende la sentenza della Corte, perché chiarirà se giuridicamente è possibile o non è possibile, perché nel momento in cui non fosse compatibile col quadro europeo, allora il discorso si chiude, non neanche si fanno gli approfondimenti. Certo, ho due altre Certo. sollecitazioni da proporle. La prima complicata abbastanza, la seconda complicatissima. Comincio con la meno complicata, la meno complessa. Sull'ultimo numero di scenari, Francesco Filippi scrive che la geopolitica, questo suo libro è un libro anche di geopolitica, Enzo Casini, Lo Stato immortale, prime due lettere, lo ripeto, tra virgolette, tra parentesi tonda. La geopolitica è di destra, si chiede, la via verso la geoetica. Scrive Francesco Filippi, la disciplina che studia i rapporti tra gli stati e i popoli non ha di per sé un colore politico, però le sue caratteristiche l'hanno resa nel tempo una facile fonte di giustificazione per le forze conservatrici e autoritarie, sia in Italia che nel mondo. Per esempio, la chiamata alle armi per la difesa degli interessi nazionali è ancora oggi una costante del racconto pubblico. È d'accordo con questa analisi oppure, visto che lei ha citato Bobbio, destra e sinistra, il rapporto tra destra e sinistra si sostanzia in ben altro. Sì, ma io non, secondo me è una lettura non sbagliata, sicuramente, anzi è corretta se guardiamo e se rimaniamo ora nel caso appunto dello sport, del calcio, a quello che è successo in passato, no? Tante volte, e adesso mi viene in mente, ma poi con riferimento, mi sembra che un riferimento che poi c'è nel libro proprio di Goldstein, Nel potere del pallone, il mondiali argentini del 1978 con la dittatura argentina. Però devo dire, non è l'unica lettura, cioè poi questo tipo di
di avvenimenti. Ripeto, mi piace parlare poi di avvenimento sportivo al di là dei mondiali di calcio, ma anche delle Olimpiadi. Tante volte sono state occasioni di enorme promozione di valori universali e di diritti umani. Adesso uno pensa a Messico 68 contro appunto la discriminazione razziale, o anche, che è un esempio che mi piace ricordare, l'ho fatto in passato, nel 1960 alle Olimpiadi di Roma la Germania ha partecipato come unica squadra, quando invece erano divise, Germania Est e Germania Ost. Quindi secondo me è Non c'era vero, ancora il muro di Berlino, però, ma non tuttavia c'era, c'era una divisione. esatto, non c'era ancora il muro di Berlino, però erano giuridicamente separate, erano due stati diversi, la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica Tedesca. Quindi secondo me è vero che poi si tende spesso a vedere di più quando la geopolitica o in generale lo sport a livello internazionale o mondiale viene usato per legittimare, e qui torniamo a Weber, anche un potere, per cui quel tipo di manifestazione, quel tipo di riconoscimento a livello internazionale, si è parlato molto per i mondiali in Russia anche da parte di Putin come fenomeno di legittimazione internazionale e anche con le Olimpiadi invernali. Quindi è chiaro che questo si tende a Vale osservare. anche per le Olimpiadi invernali cinesi, certo. Esattamente, quindi si è tentato di vedere questo come un tentativo di. Però ecco, non dimentichiamoci che la carta olimpica, io è una lettura che poi agli studenti faccio spesso fare, i principi fondamentali della carta olimpica sono dei principi che si avvicinano molto a un qualsiasi trattato internazionale di tutela e promozione dei diritti umani. Lo sport è e deve essere innanzitutto questo. Sì, innanzitutto, ma naturalmente le implicazioni anche per gli interessi economico-finanziari non possono prescindere da una visione anche politica e geopolitica. L'ultimissima domanda, la domanda più difficile, caro Presidente, faccio al Presidente, non so se avrà il coraggio di rispondere, io dico subito, ci stavo pensando, lo devo dire, non glielo devo chiedere, ma siamo a Radio Radicale, una censura non può esistere qui. Almeno preventiva, poi se lei si vuole autocensurare, però per come la conosco, secondo me lei risponderà, basterà una sola parola. Una domanda difficilissima, complicatissima, che potrebbe quasi costarle il posto è più forte Maradona o Messi? Diciamo, allora, il posto non, per fortuna non credo che me lo potrà costare e costarmi, perché Messi non gioca in Serie A, per cui mentre Maradona ha giocato, Maradona è passato a miglior vita. esatto, Maradona ha giocato in Serie A, quindi solo per questo dovrei dire Maradona. No, io credo se ne sta parlando tanto. È ovvio che molti facevano riferimento al mondiale alla vittoria mondiale come spartiacque, no? Che era quello che mancava a Messi per eguagliare Maradona. Io chiaramente da bambino vedevo Maradona, quindi Maradona ho un legame, come tutti quelli della mia generazione, particolare. Messi è sicuramente più freddo. Io credo che se dobbiamo guardare i numeri, e che poi nel calcio vanno visti, è ovvio che Messi no, no, non può che vincere contro chiunque altro, ormai, a parte Cristiano Ronaldo, che però non ha vinto il campionato mondiale, ha vinto minor pallone d'oro. Appunto. Quindi difficile. Poi la domanda vera è se devi mettere in campo uno dei due, chi metti? Cioè, no, come. Allora, lì devo dire la mia risposta è Maradona. Eh sì, ma magari tra i due litiganti il terzo gode, io No, ma guarda. metterebbe lei. La risposta Allora, alla prima. domanda chi più forte Maradona o Messi, tagliamo la corda, il più forte è stato e resta Pelé. No, però poi per carità, qui potremmo veramente stare altre 2 ore. Però se uno dicesse hai soltanto, cioè hai 10 minuti per risolvere la partita, chi metti in campo? Io credo che Maradona, forse di quello che abbiamo visto, è stato tra i giocatori in grado di risolvere partite appunto in pochissimi minuti anche da solo. Questo è un po' il punto. Se poi guardiamo l'arco di 90 minuti o di un campionato, e anche come dedizione, capacità, no, di poi di impegnarsi non solo, ma anche nella vita, sicuramente Pelé e Messi sono esempi diversi.
Naturalmente, se negli ultimi 10 minuti il risultato è sullo 0-0, perché se siamo Vabbè. sul 3-1 con la Classica Italia e fai entrare un certo Gianni Riera negli ultimi 6 minuti, è chiaro che il miracolo non te lo fa neanche, no? No, Caro esatto. professore, è stato molto simpatico nel prestarsi a questo gioco finale, ma serviva per alleggerire, almeno nel clima natalizio, e anche di 2023, anno nuovo, speriamo, libero e dalla pandemia e dalla guerra. Lorenzo Casini, Lo Stato immortale, un saggio ambizioso, devo dire, che secondo me va letto, discusso, soprattutto nel mondo politico, e lo suggerirei come lettura per il nuovo anno, di quello che resta, e al mondo giornalistico, un libro che fa pensare e fa discutere. Noi non abbiamo polemizzato, per fortuna, ma ci sono già i talk show che ci pensano. Noi abbiamo cercato di pensare insieme con anche questo libro, Il potere del pallone, perché Lorenzo Casini assolve il compito delicato di presidente della Lega Professionisti. Presidente, a proposito, forse ho evocato il nome di Gianni Rivera, quelli della quale spesso gli chiedono: ma perché non ci sono più i registi di una volta, quelli che certo attorno a cui tu poi costruisci, perché puoi avere un forte attaccante, un forte portiere, ma se non hai chi costruisce. E lui ha detto che, insomma, ormai si punta non più alla tecnica, ma si punta alla fisicità dello sport, del calcio. È vera questa osservazione? Che cosa probabilmente viene da un'autorevole fonte, non proprio l'ultimo arrivato, insomma. Che cosa si può fare anche a livello di politiche giovanili? Qui si parla della formazione di giovani, eccetera, ecco, ma. Certo, ma sono diversi elementi. L'affermazione è corretta, non si punta soltanto sulla fisicità. Un altro tema che riguarda in particolare l'Italia è che si comincia forse un po' troppo presto con la tattica e quindi sì, questo determina anche, a parte un maggior tasso di abbandono da parte dei giovanissimi che poi capita che si annoiano, non si appassionano meno al gioco proprio perché... In altri paesi, questo è un dato che mi ha fornito l'AIAC, l'Associazione Italiana degli Allenatori, però l'Italia è uno dei paesi dove si inizia molto presto a parlare di tattica rispetto, per esempio, alla Spagna o altri paesi europei, dove invece si continua con il gioco anche individuale, con la palla per più tempo. Questo, diciamo, è un fattore che sicuramente non facilita quella formazione di registi. Io credo comunque l'argomento della fisicità è il più importante nel momento in cui l'aumento della fisicità ha aumentato tantissimo la velocità rispetto al passato e quindi questo rende sicuramente molto più difficile avere un tipo di regista tradizionale, ma non lo esclude, perché l'abbiamo evocato prima, il passaggio, diciamo, che è riuscito a fare Messi a Molina contro l'Olanda, cioè quel tipo di visione da regista. Ma anche Modric. Sì, beh, Modric, diciamo, è forse infatti quando parlava prima di registi, il primo giocatore che mi è venuto in mente è stato Luka Modric. Però certo, la figura è molto meno presente rispetto al passato perché è un gioco molto più veloce, molto più fisico e ahimè anche molto più a rischio infortuni dei calciatori, come che è quello che poi stiamo vedendo sia per il numero di partite sia per il tipo di fisicità e velocità che è oggi richiesto. D'altra parte, se Grazie. sì, no, scusa, chiudo dicendo, se pensiamo, no, si fanno i paragoni a volte tra calciatori e centometristi, no? I centometristi di gare l'anno ne fanno quante? 4-5. Quindi se poi uno scatto di un attaccante è uno scatto di un centometrista e lo deve fare 50-60 volte l'anno, insomma, è facile infortunarsi. Sì. Però se facciamo riposare Mbappé anche per 2 mesi e fa la corsa con Bolt nei 100 metri da 20 metri e sui 200 gliene da 40. Grazie, grazie al presidente Casini, buon lavoro, buon principio di 2023, poi ci risentiremo, se non si è annoiato, per altri suoi libri, ma non solo, anche
libri di suoi colleghi e nel campo del diritto, nell'accademia e nel campo del calcio, dello sport più in generale. Grazie di nuovo, molto gentile Grazie. Presidente. Grazie, buon anno. Grazie, buon anno. Grazie a Luciana per la solerte assistenza tecnica, come al solito, e naturalmente un ringraziamento. Un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale, insieme con gli auguri e del Presidente miei per un 2023 sereno.